Chiude con una sconfitta al Ferranti il Notaresco, che nei playoff affronterà al Savini nella semifinale di mercoledì 23 il Matese, quinto classificato e vittorioso negli istanti finali a Rieti. La stagione regolare del Porto Sant'Elpidio termina con una vittoria, la quarta in stagione, ed il penultimo posto, lasciando l'ultimo gradino all'Olimpia Agnonese. Mister Ottavio Palladini si affida al proprio bomber Spagna, dall'altra parte Epifani, oltre agli infortunati Banegas, Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dallo squalificato Di Stefano, tiene a riposo i diffidati Gallo e Marchionni, panchina iniziale per Speranza, Frulla e Da Quadro. Esordio da titolare per il portiere De Malia al posto di Sciba. Appena tre giri di lancette del numero 12 rossoblu sporca i guanti, bloccando un tentativo di Spagna. Va decisamente meglio qualche minuto più tardi al nono, quando lo stesso attaccante di casa tramuta in rete di testa un calibrato cross di Cantarini. Settima rete stagionale per l'attaccante ex Loreto. La prima sortita offensiva del Notaresco al 23esimo, l'estremo Cavalieri è bravo sulla battuta di Mancini. I padroni di casa agiscono di rimessa sfruttando ogni minima disattenzione della difesa abruzzese. E dal 37esimo è Gelsi, figlio dell'ex giocatore del Pescara, Michele, nonché ex Sambuceto e Torrese, a griffare un bel gol, tiro a giro sul secondo palo, che non lascia scampo all'estremo ospite. Poco prima del riposo il Notaresco ha la ghiotta chance per accorciare le distanze. Mancini si libera bene in aria, ma poi conclude sul fondo da ottima posizione. Le immagini di Claudio Di Giacomo ci portano alla ripresa, che si apre al 17esimo con una doppia occasione per i marchigiani nello spazio di pochi secondi. De Malia è miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Aliffi. Sul prosieguo dell'azione la deviazione di Spagna termina fuori. Un minuto più tardi si fa trovare pronto sul fronte opposto del campo Cavalieri, sollecitato dalla battuta di Buonavoglia entrato da pochi minuti. Si susseguono i cambi, nel Notaresco fa il suo esordio assoluto in D il classe 2003 Riccardo Antonacci, e fino al fischio finale non succede praticamente più nulla. Ah, volutamente, perché poi i ragazzi innanzitutto se lo meritavano, perché hanno passato un anno dove hanno avuto poco spazio, ma ha fatto giocare molti di quelli che hanno giocato pochissimo. E l'ultima partita, ormai il campionato era scritto, e abbiamo un impegno mercoledì molto importante, quindi abbiamo un po' tirato il fiato, abbiamo fatto risparmiare un po' di forze ai giocatori che hanno tirato la carretta per tutto l'anno, e ci può stare. Oggi era stata una partita per noi d'allenamento, e volevo vedere i ragazzi giovani come andavano, e abbiamo perso, ma non fa niente. Diciamo che nel corso dei 90 e più minuti di questa gara, attenzione, era rivolta all'avversario proprio dei play-off, si sono susseguiti Castelfidardo, Pineto, Albalonga, alla fine è il Matese che al 90esimo ha vinto sul campo del Rieti, un avversario in cui in stagione regolare è arrivata una vittoria in casa e un pareggio fuori. Questa volta però si giocherà solo una partita al Savini. Ma è una partita molto difficile, perché poi giocare queste partite di playoff dopo un'annata dove noi abbiamo speso tantissimo a livello mentale, a livello fisico. Infatti questa settimana ho cercato di farli riposare proprio per questo, perché poi quest'anno è stata veramente dura e dobbiamo ricaricare le pile in questi tre giorni che ci dividono la partita, e affrontiamo una squadra che verrà sicuramente con grandissimo entusiasmo, grandissima voglia di fare bene, perché poi tra l'altro è la prima volta che fare playoff, quindi ci sarà entusiasmo come giusto che sia. Noi dobbiamo essere pronti a prepararla, ad affrontarli con la mentalità che abbiamo tutto il campionato. Opinione comune è che il Porto Sant'Elpidio dall'arrivo di Ottavio Palladini ha cambiato marcia. Ah sì, io ringrazio per questo, ma sì, abbiamo cambiato marcia, abbiamo cercato di costruire qualcosa, e quindi i ragazzi sono stati incommiabili, perché in questi tre mesi ci hanno seguito, nonostante poi abbiamo giocato ogni tre giorni e quindi non era semplice neanche preparare le partite, però questi ragazzi si sono messi a disposizione e hanno cercato di dare il massimo fino alla fine, soprattutto dopo la mazzata della retrocessione diretta hanno fatto vedere che ci tenevano a chiudere bene questa stagione.